Ciao a tutti e benvenuti. Ci troviamo al Palapellicone di Roma, il tempio della lotta e delle arti marziali in Italia, per annunciare un evento importante per la nostra federazione. Adidas sarà il nuovo partner tecnico della federazione fino al 2025. Adidas infatti tornerà al fianco della Filcam, dopo averla accompagnata in alcuni dei momenti più importanti della sua storia. Immagino che molti di voi conoscano quanto io sia legata a questo brand. Ormai sono quasi 7 anni. Adidas mi rappresenta in tutto e per tutto, perché è un brand deciso, forte, molto forte nel settore dell'abbigliamento sportivo. E il suo claim, Impossible is nothing, lo sento molto mio, perché nello sport e nella vita nulla è impossibile. Ed è quello che proviamo noi atleti quando saliamo su quel tatami pronti per combattere. Però non mi voglio dilungare, perché voglio introdurvi e farvi ammirare quello che è il nuovo abbigliamento tecnico che Adidas ha creato apposta per il nostro mondo sportivo. Questi judogi, karateji e costumi da lotta sono un po' e saranno la nostra armatura nelle battaglie che la nazionale italiana combatterà in tutto il mondo. Oggi a mostrare la nostra collezione 3 atleti speciali, molto speciali. Entrino i nostri campioni, Luigi Busà, Maria Centracchio, Abraham Coniedo. Ciao ragazzi, ma che belli che siete. State indossando un pochettino quella che è la vostra seconda pelle. Siete emozionati? Sì, hai detto bene, la nostra seconda pelle, perché per noi atleti è molto importante essere comodi col karateji, col judogi e col costume da lotta. Quindi siamo sicuri che con Adidas faremo grandi cose. Dovete sapere, tra l'altro, che il nuovo claim di questa partnership Adidas è A New Era Begins. Ora, voltando pagina dopo l'Olimpiade di Tokyo, anche per voi sta iniziando una nuova era e noi siamo tutti un po' curiosi di sapere che cosa sta iniziando nelle vostre vite, che cosa vi aspetta per questo futuro. Quindi vi invito ad andarvi a cambiare e poi ci vediamo di là per 2 chiacchiere assieme. Allora Luigi, eccoci qui. Che cosa stai combinando? Come stai? Dici un po'. Ciao Saretta, guarda, io sto abbastanza bene. Niente, sono contento di rivederti, ti ricordavo diversa, in una veste diversa, però sei molto bella e quindi facciamoci anche questa nuova esperienza. Beh, diciamo Luigi, un oro olimpico che ha fatto gioire un'intera nazione, ha fatto conoscere il nostro amato karate a quante più persone possibili. E ora che programmi hai? Quali sono i tuoi progetti? Guarda, come detto, l'oro olimpico è stata una bella cosa personalmente, ma ovviamente anche per tutto il nostro mondo, il mondo del karate. Dopo l'oro olimpico è stato difficile, ho staccato un attimo, un bell'attimo, perché ero un po' assuefatto dalla preparazione pesante che c'è stata dietro e dalla grande gioia comunque che ho vissuto. Me la sono goduta appieno e niente, adesso a gennaio ho riniziato e l'obiettivo principale è quello di rientrare in forma, perché a 35 anni è difficile riacquistare di nuovo una forma adeguata. Però mi sono dato tempo verso metà marzo per essere competitivo e poi, parlando col mio coach, abbiamo stabilito come programma di fare sicuramente i Giochi del Mediterraneo, che fra l'altro è l'unica gara in cui ho un argento e un bronzo e non ho la medaglia d'oro, quindi vorrei aggiungere questo palmarès al mio curriculum. Bello, bello, sono sicura che ci riuscirai e
Sarò la tua prima tifosa e penso che dopo una medaglia così importante riuscire a ripartire, a ritrovare anche la carica, l'energia, perché immagino che il percorso sia stato estremamente difficile, pesante, stressante. Ecco, se vuoi ci puoi raccontare come si fa a ritrovare lo slancio di ripartenza dopo un oro olimpico? Guarda, sicuramente un po' sai pure tu che è difficile quando raggiungi, no, essendo che tu hai vinto i mondiali, è comunque il massimo titolo di uno sport. L'Olimpiade magari è qualcosa in più perché c'è tutta una macchina dietro, ci sono 4 anni, in questo caso 5, di preparazione. E ovviamente non ti nego che è stato molto molto difficile, perché è come se scali l'Everest, sei in cima e poi puoi solo che restare in cima, oppure puoi solo che scendere, c'è la discesa. Quindi ho adottato questa tattica qua, mi sono confrontato con le persone che mi volevano bene, con lo staff, con la mia famiglia, e ho adottato la tattica di staccare per farmi rivenire voglia, e onestamente ti devo dire che mi sto allenando veramente come quando avevo 20 anni, perché ho ripreso a divertirmi e quindi un po' questo, devi essere bravo, ci vuole l'equilibrio giusto, perché non è facile, non è semplice rimettersi in gioco e riallenarsi per altri obiettivi che sono minori delle Olimpiadi, però sono ovviamente importanti. Ti ho sentito parlare dell'importanza di rivivere la famiglia. Ecco, volevo farti una domanda adesso un po' più personale che riguarda anche me. E penso che sia un giusto tributo per un grandissimo campione, un grandissimo tecnico che ci ha lasciato da poco. Mi riferisco al nostro coach Claudio Guazzaroni. Ecco, raccontaci come ha vissuto, che cosa ti ha dato, che cosa ti ha insegnato e per che cosa verrà per sempre ricordato? Che domanda. Guarda, sì, questa cosa mi ha toccato molto. Claudio è andato via, ma come ho detto in un post, le anime buone eppure non muoiono mai. Io mi mancherà tanto, ma il suo ricordo sarà sempre vivo dentro di me, dentro quegli abbracci che ci saranno un giorno con altre persone, ma lo sguardo e il pensiero sarà sempre verso di lui. Claudio, quello che mi ha insegnato è il rispetto e di essere, lui era una persona leale, schietta e sincera, anche con i suoi limiti, a volte sbagliava i modi burberi di dire le cose, però sempre sincero, sempre le cose in faccia. Quindi lui mi ha detto, io mi porterò questo di lui, che è stata una persona fino alla fine, perché anche nella malattia lui l'ha affrontata alla grande, è stato sincero, ha detto le cose come stavano, sia quando andavano bene, quando andavano un po' male. Io lì lo guardavo e poi io gli sarò debitore a vita, perché davanti alla malattia, che l'abbiamo saputa 2 settimane prima di partire a Tokyo, lui mi ha detto, a me non mi interessa, io sarò lì a seguirti a Tokyo. E io lì ho detto, ma Claudio, ma tu ti devi curare, c'è tu un problema grosso che c'hai di salute, a me non mi interessa, io devo venire. Allora lì, guarda, ad oggi ti posso dire che quando si parla di guerriero mi viene in mente lui, perché ha avuto un coraggio immenso. Per me, non te l'ho detto, non se n'è andato fisicamente, ma a livello di anima non, sarà sempre dentro di me e spero e penso dentro tutto il mondo del karate, perché lui ha fatto la storia di questo sport, ma perché era veramente innamorato, aveva una passione innata, una passione unica. Io calcolo che 10 giorni prima che lui andasse via siamo stati a casa e lui mi parlava di karate a posto di parlarmi di come stava lui. Quindi per me è un grande uomo prima di tutto e poi è stato una leggenda del karate. Tanta energia, tanto cuore, tanto valore di un grandissimo tecnico e che ti ha dato tanto, diciamo, in tutta la tua carriera. Se tu ti trovassi adesso di fronte a un bambino che ti guarda con gli occhi sognanti, a un giovanissimo che entra per la prima volta nella palestra di karate, che cosa ti sentiresti di dirgli? Guarda, sicuramente porterei gli insegnamenti che mi ha passato Claudio e quelli che mi ha passato papà, perché mi sentirei di dirgli allora intanto che di praticare questa arte marziale, perché è bellissima, perché insegna a rispettarci e rispettare gli altri, e poi di iniziare, se ancora non lo fanno, iniziare a sognare, cioè la domanda che sogno hai, cosa vuoi diventare da grande, ci deve essere una risposta immediata. Io l'avevo sempre questa risposta, voglio diventare un campione, voglio entrare nei gruppi sportivi, voglio diventare campione del mondo, voglio vincere le Olimpiadi. Io ti rispondevo immediatamente, vuol dire che è un sogno concreto e che senti veramente nell'animo sin da un bambino, non si è mai troppo piccoli né troppo grandi per sognare. Quindi la cosa che direi è questa, quella di iniziare, se non c'è già, ad avere un sogno, e una volta raggiunto
a subito stabilirne un altro per poi raggiungerlo di nuovo. Quindi questo qua mi sentirei di dire, praticare il karate e non porsi limiti, perché come tu sai bene io non ero madre natura non mi ha dotato, ero un po' ecco cicciottello, ci conosciamo noi da tanto, quindi mai vissuto, e invece nessuno avrebbe puntato, manco io su me stesso, e invece non ci sono limiti, se vuoi veramente qualcosa o prima o poi è questione di tempo, ma la raggiungi. E i campioni soprattutto lo sono nell'anima. E oggi ti ringrazio per queste parole, è stato un piacere. Grazie. Grazie, Cici. Grazie a te. Maria, che piacere fare una chiacchierata insieme con te, conoscere un po' la tua storia e scoprire che il Molise esiste e mena pure forte. Ma questo tu l'hai scritto anche nel tuo libro, Cadi 7 volte, rialzati 8. Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, il libro che ho scritto, che è uscito qualche mese fa, parla del mio spaccato di vita dal 2016 al 2021. Quindi dal momento in cui ho accompagnato Odette a Rio come sua partner e ho scoperto il mondo delle Olimpiadi da vicino e ho deciso che anch'io sarei voluta essere protagonista dei prossimi giochi. Quindi racconta di tutto quello che ho vissuto, di tutto quello che ho superato, di tanti ostacoli, di tanti infortuni e di tante anche una sorta di superazione personale per diventare una persona migliore e riuscire in questo modo a raggiungere il traguardo più importante della mia vita. Spero che questo libro possa ispirare tante ragazze, tanti ragazzi a lottare per i propri sogni senza mai arrendersi. E io sono convinta che lo farà, perché quando ci si espone in un racconto veritiero e si racconta il proprio percorso in maniera limpida, sincera, onesta, poi ai ragazzi arriva e imparano tanto anche dalle tue parole. Ed ora invece che programmi hai? Quali sono i tuoi progetti? Sì, adesso devo riprendermi fisicamente da tutti gli strascichi e gli infortuni che ho vissuto nei 5 anni, ma anche da un problema recente, quindi sto aspettando una nuova operazione, poi da lì navigheremo a vista per settare mano a mano i vari obiettivi. Sicuramente se penso ad un futuro più lontano mi piacerebbe poter trasmettere quello che ho imparato in questi anni soprattutto alle ragazze, riuscire a dare quel supporto professionale ma anche morale per far sì che possano nascere ancora più campioni di quelli che già l'Italia ha. Questo ti fa onore. E se ti dovessi parlare del judo italiano, questa ripartenza, come la vedi per quest'anno? Sì, il judo italiano penso sia fortunatissimo ad avere una fucina di talenti immensa. Abbiamo degli atleti fantastici, ma anche degli atleti emergenti che non vedono l'ora di portare grandi risultati. Quindi sono sicura che nonostante le difficoltà, nonostante il Covid, nonostante tutto quello che si può incontrare sul percorso, il judo italiano ci darà tante soddisfazioni. Io ora vorrei, non so, un pensiero anche tuo, forse personale, no? Da donna a donna, per tutte le donne che ci stanno seguendo oggi, ma anche le bambine, le ragazze, che cosa ti senti di dirle? Sicuramente mi sento di dirle di essere coraggiose, perché col coraggio, con la forza e la volontà di arrivare, a prescindere da come si venga considerate, da quanto spazio si possa avere, con questo coraggio, con questa determinazione si può arrivare dovunque. Non ci sono limiti se ci si crede e se si va avanti per la propria strada, con dei valori, con l'amore per quello che si fa. Noi donne, il non mollare mai fa proprio parte della nostra essenza. Grazie Maria, è stato veramente un piacere, grazie mille. Ma interrompiamo adesso l'intervista ai nostri atleti perché andiamo in collegamento con Emilio Appiana, CEO Budo Market per Adidas, e Massimiliano Benucci, segretario generale Felcam. Ciao Emilio, iniziamo da te. Volevo chiederti, i nostri atleti ci hanno raccontato i loro obiettivi nello sport e anche obiettivi personali. Invece, qual è la prospettiva a medio-lungo termine che vuole portare Adidas alla nostra federazione? Ciao Sara, grazie mille dell'invito. Mi fa estremamente piacere vedere che una grande atleta come te è ancora vicina alla federazione, al nostro mondo. Ne abbiamo bisogno della qualità del tuo lavoro. Le prospettive di medio-lungo termine sono ambiziose,
considerando anche il fatto che non possiamo non tenere presente il momento che stanno vivendo tutte le società sportive, tutto lo sport in generale. Sono ambiziose perché vogliamo essere veramente vicini a tutti i club. Non è un progetto questo fatto per vestire le squadre nazionali, è un progetto per affiancare la federazione in tutte le sue manifestazioni, quindi in tutte le sue entità, a ogni livello nazionale e locale, e anche internazionale ovviamente, perché ci teniamo molto alla presenza delle gare internazionali. Ma in questo momento vuol dire innanzitutto ripartire. La priorità numero uno è sempre quella, è assolutamente quella di far riprendere l'attività normale nelle palestre, quindi essere vicini alle società sportive nel momento in cui torneranno, perché di questo sono sicuro, ad avere la frequentazione dei ragazzi, degli atleti che hanno sempre riconosciuto alle nostre discipline un valore educativo e formativo importante. Nel medio-lungo termine noi vogliamo far crescere la qualità del prodotto che viene utilizzato nel nostro ambiente. Il nostro obiettivo è quello di introdurre sempre dei prodotti nuovi e più performanti, ma anche quello di permettere una pratica per gli amatori o per i principianti, quindi ad ogni livello, con dei materiali che abbiano un rapporto qualità-prezzo ideale e che sfruttino appieno la forza di un grande marchio che garantisce una qualità sempre di altissimo livello. Emilio, in questi anni si parla molto di sostenibilità ambientale. Qual è l'approccio di Adidas su questo tema fondamentale? Beh, la sostenibilità è uno dei quattro motori che Adidas ha identificato come prioritari nei prossimi anni. Anzi, è il primo di questi quattro. Dell'innovazione ho già detto, la crescita, che è importantissima in questo momento, lo senz'altro, e poi la vicinanza alle comunità. Ma la sostenibilità delle altre tre punti, ho già parlato nella prima risposta alla tua domanda, ma la sostenibilità è fondamentale. Noi dobbiamo avere in tre anni il 90% dei nostri prodotti che siano fatti con materiale sostenibile. Questo cosa vuol dire nel mondo Filcam? Da subito le squadre di Kumite nel karate avranno dei karateggi fatti con poliestere riciclato. Vuol dire che ogni karateggi dei nostri ragazzi avrà permesso di recuperare 40-50 bottiglie di plastica che altrimenti sarebbero in giro per il nostro pianeta. È uno sforzo molto importante che Adidas sta facendo su tutti i prodotti e che ovviamente faremo anche nel mondo delle arti marziali. Vedrete tantissime cose, da dettagli come la presenza invece di cordini di plastica per tenere le etichette, ci sono delle corde, l'utilizzo di sempre poliestere riciclato anche nei sacchetti che contengono i materiali, cose più piccole, cose più grandi, ma l'impegno è quello di utilizzare sempre di meno risorse, di sprecare sempre di meno delle risorse nuove, ma riciclare e utilizzare. L'altra cosa molto importante che dovrebbe avvenire in tempo breve è un particolare tipo di cotone, BCI, che anche questo è sostenibile e ha determinati processi produttivi che risparmiano l'ambiente e aiutano a non inquinare. Quindi questa è una sfida fondamentale per noi, e vedrete con tutti i vari prodotti, quindi ovviamente adesso ho parlato dei prodotti tecnici, ma la stessa identica cosa funzionerà per i prodotti di abbigliamento. Ci sono già delle scarpe, ci saranno delle borse, insomma per chi è sensibile, e sono sempre di più, a questi temi, noi siamo il marchio giusto, la scelta giusta. E ora passiamo la parola al nostro segretario generale. Massimiliano, questa partnership con Adidas permetterà alla federazione di essere ancora più vicina ai suoi tesserati. In che modo? Grazie Sara per la domanda e per l'invito a questo collegamento. Intanto a nome della federazione voglio ringraziare Adidas, voglio ringraziare l'amico Emilio Appiana per questa
bellissima partnership, per questa che non è appunto una sponsorizzazione ma una partnership per noi, con un colosso, con un'azienda leader nel mondo dell'abbigliamento tecnico e di rappresentanza sportivo e soprattutto nel mondo delle arti marziali. Aver scelto Adidas appunto ci permette non solo di coprire le esigenze a 360 gradi delle nostre squadre, ovviamente quindi dell'alto livello delle squadre nazionali di judo, lotta e karate, ma ovviamente l'obiettivo di questa partnership appunto è proprio che sia una collaborazione che vada ad impattare anche sulla nostra base, quindi sul nostro territorio, sui nostri comitati regionali, sugli eventi che vengono organizzati, speriamo ovviamente dopo, una volta che sarà superata la crisi pandemica, che ce ne saranno sempre di più, quindi di eventi, si ritornerà alla normalità, e quindi di presenziare gli eventi e di essere di supporto anche alle nostre società sportive, perché appunto questa è stata un po' una lacuna o una richiesta che ci veniva fatta dalla nostra base, dai nostri club, dai nostri comitati, di poter avere prodotti, una seconda linea o una terza linea rispetto a quelli delle squadre nazionali, per poter vestire appunto anche le nostre società sportive o coloro che comunque magari vanno a fare attività internazionale non direttamente come squadre nazionali. Quindi l'obiettivo proprio di un'azienda così vicina al mondo delle arti marziali, così vicina al territorio, è proprio quella di offrire opportunità anche con un nuovo sito dedicato al merchandising, quindi opportunità per la nostra fan base molto in linea con quelle che sono le aspettative e che sono state le richieste che ci sono pervenute in questi anni. Quindi ancora grazie ad Adidas e speriamo che sia una partnership piena di successi reciproci, non solo per il vertice ma anche per la base della nostra attività. Grazie ancora. Grazie Emilio, grazie Massimiliano per la vostra testimonianza, le vostre parole e il pensiero lungimirante. Ed eccoci qui con il nostro colosso della lotta libera, Abraham Conedo, che da poco poi è anche campione italiano assoluto a gennaio, no? Com'è stata questa avventura? Vuoi raccontarci un po' del tuo campionato, le tue emozioni? Vabbè, visto che ho passato di categoria, adesso a gennaio ho fatto la 125, voglio dire che mi sono sentito molto bene, perché essendo di una categoria più piccola, combattendo con quelli più grandi, sono un po' più veloce, mi sento più resistente, voglio dire che voglio provare questo anno in questa categoria. E gli obiettivi per questo anno quali sono? Che cosa aspiri a raggiungere? Dove vuoi arrivare? Sì, questo anno ho pensato tanto, io penso che porto tutta la mia preparazione, la porto per il mondiale. Voglio fare una gara mondiale in questa stessa categoria e bene, non voglio adelantare, ma voglio fare una bella medaglia per l'Italia, per la federazione. Grande, grande, ci piaci così motivato ed energico, noi te lo auguriamo tutti. Ma se avvicinasse un bambino, una bambina, e ti dicesse voglio iniziare a fare la lotta, che cosa le diresti, gli diresti? Ti ricordi un po' di quando tu eri piccino e ti sei approcciato per le prime volte alla lotta? Vabbè, un bambino che vuole iniziare la lotta direi che sta praticando uno degli sport più belli del mondo, quindi che non solo ti prepara fisicamente o ti fa avere un bel fisico, sino ti prepara come persona nella vita. Anche, può essere anche un campione nello sport e anche un campione nella vita. Beh, queste sono parole importantissime, perché si sa, insomma, lo sport non è solo fisicità, perché poi penso che un bimbo ti veda veramente come un colosso statuario, però poi quello che dici è bello, perché riuscire a praticare un'arte marziale, a crescere internamente, poi ti rende ancora più orgoglioso, e secondo me è il vero senso poi dello sport. La tua prossima gara? La mia prossima gara, adesso a fine di questo mese, ho una gara di ranking serie, una gara molto importante, che lì sarà la mia prima gara internazionale fuori dell'Italia, una gara molto difficile, che lì mi proverò in questa nuova categoria e spero stare molto bene. E gli avversari più temuti, visto che siamo qua e sono curiosa pure io? Devo dire che in Italia, sì, in Europa, tutti gli avversari sono molto forti.
quindi per adesso non voglio adelantare nulla, a fine dell'anno possibilmente dirò qualcosa. Ma diciamolo insieme, Abraham è il più forte. Sì, non lo volevo dire. Non lo volevi dire, ma noi lo sappiamo, noi lo sappiamo. Noi è sembrare molto orgoglioso. Grazie Abraham, grazie. Grazie. E ora siamo giunti alla conclusione di questa presentazione, però vi voglio lasciare con delle immagini bellissime, emozionanti, degli ultimi successi olimpici e sono sicura che ce ne saranno tantissimi altri, perché da oggi a New Era Begins.